Buonasera, ben ritrovati con Supergol. Durante la sigla stavo pensando che probabilmente questa è la prima trasmissione nella quale riusciremo a parlare di calcio, nel senso che i grandi temi e i grandi problemi, almeno insomma, per il momento, sono stati accantonati. Il Teramo ha recuperato il Bonolis, è stato il tema predominante sino a lunedì scorso, quando ancora non c'era questa certezza. Il campionato comincia a dire qualcosa in più, siamo alla sesta, quindi insomma prendiamo tutto con le molle, però qualcosa in più comincia a dirci, no? Dopo sei partite ci sono squadre che non hanno mai vinto, una, ce ne sono altre che non hanno mai pareggiato, cioè, ci sono le prime migliori difese, insomma cominciamo a leggere anche un po' i numeri del campionato. E da questa angolazione ci piace dire che il Città di Teramo è squadra emergente, cioè nel girone F di D, se dovessero chiedere in giro, insomma, in questo momento qual è la squadra che più di altre vi sta impressionando positivamente, io credo che la maggior parte delle persone rispondano il Teramo, perché viene da tre vittorie consecutive, perché ha rimesso in piedi una classifica nata male dopo tre partite. Perché c'è l'entusiasmo giusto adesso? Perché ieri erano, è vero, c'erano 400 e passa anconetani, ma ce n'erano oltre 2000 di tifosi del Teramo, anche per la concomitanza della riapertura del tempio calcistico della nostra città. Insomma, in questo momento parlare di calcio credo sia opportuno e cercheremo di farlo nel nostro possibile. Ovviamente nel migliore dei modi, anche con voi che seguite Supergol da moltissimi anni e che continuate a seguirmi anche nel girovagare delle ultime stagioni. Voglio salutare subito e ringraziare il mister Tonino Velbruni. Buonasera, buonasera a tutti. Sapete perché? Perché stasera l'apertura, mister, sarà per te. Fra qualche istante ti farò omaggio di una cosa che ti farà piacere. Sicuramente. Marco De Antonis, che bello rivederti, perché poi tu devi Grazie sapere dell'invito. che normalmente chi si occupa di comunicazione nel club della nostra città è l'ospite che corre quando non ci sono altri È disponibili. successo No, in è passato più successo in volte. passato, ma non è successo stasera, perché a me stasera piace parlare con Marco, che potrebbe dirci molto di più di quello che ci dirà, ne sono sicuro. Ma che intanto ci ha portato delle pillole audiovisive che per me sono una novità e che vedremo più avanti nel corso della trasmissione. Grazie per essere con noi. E Grazie a poi voi. ovviamente Alfredo Napolitani, che non ha fatto in tempo a svestirsi di giacca e camicia perché so che voleva indossare La maglietta che ho rubato allo la stadio. maglia che ieri hai fatto tua, lanciata dai giocatori ai ragazzi del Delfico che sono stati graditi ospiti e che oggi hanno ringraziato la società, anche questo è un modo bello per socializzare. Oggi è 14 ottobre. Poi posso dire una cosa, cioè, Sì. questa è seria, perché poi a volte dopo io scherzo, dico le stupidaggini. Allora, sono contento questa sera che c'è De Antonis, perché gli faccio i complimenti e poi più in là, se vuole, mi può rispondere, ma sto parlando seriamente, perché cambiano le stagioni, cambiano i presidenti. È vero. Andiamo a Mondorio, andiamo a Notareschi, lui è sempre qua. Ci sta, lui Quindi ci ha sta. un segreto, perché Undicesimo anno, Marco, sicuramente, eh? Sì. sicuramente, allora, Undicesimo anno, se li hai sicuramente, allora, fatti tutti, da Campitelli in poi tutti. siccome non abbiamo mai mangiato insieme, non mangeremo insieme sicuramente, non per qualcosa, perché abbiamo vite diverse, io sono un cafone del Bisinde che abito su, mi piacerebbe sapere il suo segreto, oltre alla sua serietà, perché è un Sì, ragazzo è un serio, ragazzo che sta un bene a ragazzo serio, tutti, intelligente, sì. però ecco, un qualcosa, perché molte volte anche chi è serio, colto, eccetera, viene sempre, insomma, trombato, no? Lui invece è sempre sul pezzo e questa è la cosa La bella. domanda ci sta. Cioè, è diventato un simbolo del teatro. Cioè, dopo il Sì, Bonolis ti sta ringrazio. diventando Sì, per me è un De grandissimo Antonis. C'è il Bonolis, c'è De È vero, Antonis e no? Mo poi c'è sto il parlando Teramo. serio, non me, non No, è sono vero, è un po' no. vero quello che dici. Quindi è una cosa bella. Non mi Cioè, aspettavo la sbiorinata non è una iniziale. sbrinata, è un fatto. Cioè, stavo pensando che da Sì. Campitelli in poi te li sei fatti tutti Sì, 2000 la i possono infatti presidenti. tutti. I Cioè, presidenti. l'essermo, Senza boh, Walter, no, perché Walter quando. Può essere equivoco, ma non è equivoco. Invece a me, Ecco.
che voi non lo sapete, ma insomma, visto che siamo in tema adesso, scusami mister, poi vengo da te, va ricordato che Marco De Antonis è stato prescelto da un direttore di televisione storico di questa città quando lui non era ancora in questo mondo, se non da addetto stampa del basket, di un basket che io non amavo peraltro, però lui era già nel mondo della comunicazione. Quindi io apprezzo, io lo apprezzo da sempre, ma non è una sviolinata, è un fatto. Iniziato lì, poi ho iniziato a collaborare in TV grazie a te, in più emittenti, quindi, che tra l'altro oggi mi vedevo l'ultimo derby giocato a Chieti, e c'era un mio servizio proprio in un'altra emittente che è stato del 2013, l'ultimo derby eravamo giocato insieme. Sì. Esatto, esattamente, quindi un po' di storia dai, l'abbiamo fatta insieme. Sì, l'abbiamo fatta insieme e in questi anni poi succede che ci sono anche sedie particolari, non una di queste si chiama tipo Trespolo, nelle quali se non stai attento col piede scivoli, vai in giù e allora succede... Ma si deve capire il motivo! E allora cioè, succede che dalla regia ti dicono tirati su perché te ne sei calato, in effetti me ne ero sceso. Allora... Christian in regia, era lui l'artefice del segnale tragico che arrivava da quelle parti, ti chiedo di mandarmi in video un ritaglio di giornale datato 14 ottobre 1962. Eccolo qua, eravamo a oggi, mister... 65 anni fa, 60... sì, allenatore Tom Rossi. 62 anni fa. Giocavamo questa partita. Noi vincevamo a Giulianova e segnava Tonino Valbruni. Erano 13 anni che il Teramo non vinceva a Giulianova. Capite? Infatti io per ricordare questa data, stasera se vedete indosso la maglia rossa. Sì. Perché sono biancorosso da allora. Sì. E di conseguenza è una soddisfazione che mi è rimasta sempre perché... Segnare il gol a Giulianova nell'esordio penso che sia il massimo di un giocatore, anche perché... Io avevo 5 anni. Erano diciamo, tempi diversi. Non c'era la maglia strisce o rossa, ti ricordi? No, quel giorno era maglia rossa completa. Rossa, sì. Rossa col bordino bianco al collo. Bianco. E il lunedì... Lungo il corso furono buttate tutte diciamo, le baschette diciamo, di pesce perché vincemmo questa partita che fu storica. Tornammo al Caffè Derby che si stavano centinaia di tifosi, mi alzarono, io avevo comprato il giubbotto due o tre giorni prima, me lo strapparono. Però il lunedì me lo ricomprano da Ciarrocchi, lo stesso giubbotto, quindi un ricordo stupendo. Mister, tanto che siamo in tema, poi insomma salutiamo questa pagina da Marcord, come fu il gol, te lo ricordi? Gol bellissimo, Catini sulla fascia destra, io in sforbiciata, improvvisamente Madonna, a sotto la curva, sotto i tre gradini, ah no, segnasti di qua. Lo spogliatoio, sì, ma poi fu bello perché... con questo gol ho preso, vabbè, a parte che dopo ne ho segnati altri, ma il record sono quello che ha segnato più gol nella storia del Teramo, Giulianova. Capite? Lo sa. Ma immaginatevi, mister, dopo questo. Questa questo l'introduzione. No, io mi immedesimo, vabbè che vanno un po' più tardi in onda, però in medesimo, sto cornite, le molte mamme del debate, infatti quando vado giù ti amano. I meno giovani magari ricordano. Anche una bella vittoria del 3-0, segnando pure giù Alfadini, 3-0 che fu strepitoso, darallo io. Andiamo al presente adesso, mister, perché noi ieri ci siamo anche incrociati. Presente, sì. Ci siamo incrociati fuori dallo stadio, ricorderai, no? Presente, bisogna dire che vediamo pure le immagini di questa netta vittoria oltre l'1-0 contro l'Ancona. Un capolavoro di tattica. Era il 21 aprile 2024 quando il Città di Teramo 1900. Vabbè, era la voce di Lorenzo Mazzaluppo, sì, sempre era, gradevole. Diciamo, è stato un capolavoro di tattica che bisogna fare i complimenti a Pomante. Forse io glielo ho fatti da ieri. Forse ha
a qualcuno, diciamo, è sfuggito. Però ieri giocavamo col 5-3-2, non col 3-4-2-1. Ieri abbiamo giocato col 5-3-2. Se rivedete le immagini, tre difensori... No, mi ha fatto piacere perché è un modulo che secondo me è il massimo del modulo che deve giocare il Teramo. Perché se stiamo vedendo, gli inserimenti di De Giglio sulla sinistra sono fondamentali con questo modulo. E il gioco di Galesio, che è un giocatore importante perché spizza le palle per due giocatori come Touré e come De Giglio, che sono rapidissimi. E il Teramo, questo è il modulo che deve giocare, perché nelle ripartenze ha fatto male. Quando si è difeso nella seconda parte, chiamiamolo difesa, non ha subito nemmeno un tiro in porta. Il Teramo nelle ripartenze poteva vincere tranquillamente, 5-0 era il risultato più giusto. Ieri ha dominato in lungo e in largo una squadra, specialmente anche a centrocampo, dove e la difesa è stata impeccabile. La difesa, io gli do... Mister, io credo che noi lì abbiamo gran parte della nostra forza, cioè i tre difensori centrali, peraltro giovani, del Teramo, credo che siano difensori in grado di essere invidiati da tutti. No, sono in crescita, però hanno bisogno di Loncini a destra e a sinistra di Pietrantonio, perché sono, gli danno più sicurezza, più garanzia, e nello stesso tempo il centrocampo diventa anche a 5 nella fase in cui si imposta. E poi abbiamo due giocatori, guardate, che si, si vede la velocità di Touré, il controllo della palla, ma soprattutto la difesa della palla, perché in diverse situazioni, specialmente quando con Contromaz sul secondo tempo, addirittura fisicamente lo ha buttato a terra ed è andato solo davanti al portiere. Quindi è una squadra tatticamente perfetta. Si incomincia a sentire i brividi dell'alta classifica, perché siamo a due punti dall'alta classifica, ma questo tutto merito dei giocatori, merito del tecnico ed anche lo staff, che sia a livello atletico e sia a livello di impostazione di gioco la squadra è stata perfetta sotto tutti i punti di vista. È stata una delle più belle partite in questi ultimi anni. Qui abbiamo visto un Touré che è in crescita. Peccato che ancora non ha, diciamo, spero che Novan Touré non sbagli più i gol che ha sbagliato ieri. Sai perché? Perché ha nelle gambe anche il fatto che lui la porta, la veda, e come se la vede, ma poi ce lo ricorda lo scorso anno, no? Ma anche fisicamente, se vediamo, però fisicamente rimane un mostro. Se vediamo l'immagine precedente, pur essendo a terra, si è girato e col sinistro a fil di palo ha fatto un capolavoro. Abbiamo uomini rapidi, veloci, che lasciano dietro gli avversari. D'accordo. E questo, noi mancavamo prima in fase difensiva, quando abbiamo proposto il primo modulo abbiamo perso 4-1, perché con quel modulo non abbiamo questa sicurezza. I tifosi... è un, diciamo, un supporto in più. Ieri l'abbiamo notato, perché non si è visto, diciamo... Noi continuiamo a giocare anche con 4 under, eh? Anche questo è un dato sottolineare. Devo dire che è una ieri è stata la perfezione di questa squadra. Mi auguro che venga riproposto sempre, diciamo, questa situazione, perché secondo me i tre centrali, giustamente come hai detto, avranno una crescita maggiore, sentendosi ancora più tranquilli quando sulle fasce laterali hanno un supporto importante di due giocatori importanti. Pietrantonio è cresciuto tantissimo, è diventato il prediletto di Alfredo, non so se lo sai, ma stando a Teramo qualche anno fa, diciamo, è stato addirittura preso per un giocatore qualunque, tant'è vero che ha dovuto fare un percorso nel mentre lui ha giocato oltre 200 partite in Serie D. Era giovanissimo, però non aveva questa credenza. Ecco, vediamo, Touré si è rialzato dopo essere stato buttato a terra e ha colpito bene. Mi ha fatto piacere anche perché nei 23 incontri disputati contro l'Ancona in tutto il suo percorso calcistico del Teramo, noi abbiamo pareggiato con l'incontro di ieri 7 sconfitte, 7 vittorie e 9 pareggi. E in più abbiamo ripreso finalmente col Bonoles. Se andiamo, torniamo indietro, la prima partita di campionato il 17 novembre del
1929, abbiamo giocato la prima partita con il banco di Ancona. Quindi questo fa capire che l'Ancona è stato sempre un avversario, addirittura sì, nella prima partita di campionato. Adesso chiedo, non lo posso chiedere a Marco, ma a Alfredo posso chiederlo, se il fatto che si venga da 3 vittorie consecutive, da 5 risultati utili, da una classifica che fa sorridere, possa essere anche pericoloso, nel senso che ci si possa sentire forse, dico forse, più grandi di quelli che siamo. Questa è la classifica. Io, allora, per quanto riguarda il Teramo, penso che i punti che ha e quelli che ha meritato sul campo, cioè non ha nulla da né da recriminare né colpi di fortuna come qualche altra squadra invece, tipo il Chieti, rigore regalato ad Ancona, ha avuto. Io ieri non ho visto la differenza di campagna acquisti tra il Teramo e l'Ancona, che mi dicono che insomma l'Ancona qualche soldino, non mi è sembrata una squadra di primissima soldino, fascia, qualche se non tanti soldini più del Teramo costi. Beh, ha dovuto prendere 25 giocatori. Ecco, perciò io dico una cosa, intanto vorrei veramente tornare alla giornata di ieri, perché questa era giusto che fosse la trasmissione di Valbruni, perché finalmente con la giornata di ieri si parla di calcio. Si può tornare a parlare di calcio, quindi io posso fare il valletto, casomai dirò che Chieti, che in Abruzzo si pareggia facilmente, tranne il Teramo, perché proprio ieri è stata veramente una bella giornata di sport, adesso sì, che dopo a volte è stato bello, perché soprattutto poi i tifosi del Teramo gli faccio i complimenti, perché insomma hanno fatto dei cori bellissimi, tranne uno che poi ha portato fortuna subito. Beh sì, dopo, finito quello là, segniamo. Segniamo il gol, quindi ripetiamolo spesso. Per il resto ho visto una squadra veramente assatanata, una squadra che qualcuno, prima ho fatto i complimenti a Marco, e veramente sono quelli che, io dico quello che penso sempre, poi. Con ieri, insomma, voglio ribadire quello che ha detto poc'anzi il mister, perché insomma l'esperienza poi almeno aiuta chi è audace. Ieri il Teramo ha giocato col 3-5-2, che si è visto chiaramente. Ieri il Teramo ha dimostrato che probabilmente, ma questo non è un rimprovero, che Touré non può stare in panchina. Ieri con Touré mi sono arrabbiato, però poi stavo quasi pensando che Touré non può giocare. No, cioè, mi sono arrabbiato perché poi il mister mi può venire in aiuto, no? Perché quei gol è di parte. No, a parte lui è di parte, come quei me. Quei gol che ieri lui ha divorato, e quindi non se ne faccio una colpa, secondo me sono stati condizionati dal fatto di voler strafare, no? Perché ieri è stata la prima partita di campionato di Touré. Quindi, mo non me ne voglia nessuno. Titolare. Non lo so se è la prima, ma la prima, sicuramente. Quindi non me ne voglia nessuno, ma uno che salta, l'uomo, uno che gli dà la palla, che poi è stato bravo nel controllo, però uno che dà la palla e ti respingi là dentro a De Giglio, secondo me non può stare in panchina. Quindi ieri è stata una dimostrazione di forza di questa squadra. Dire di forza non è, significa che uno deve vincere il campionato. Però se, come si dice, se la qualità è Ancona, il Teramo può dire la sua fino non alla fine. Non corriamo questo rischio. No, però, no, ma per un semplice motivo. Tanta allora, qualità il segreto di non è. Il segreto di questa squadra, sai qual è? Che io sono, per me il pupillo è Pietro Antonio, dalla prima partita che ho visto a Notaresco. Da del tuo al calcio sembra che ti 33 anni, quindi no, non un under. Il Teramo c'ha negli non under. Non è un under, però è giovane. Il Teramo negli under ha la sua forza. Questo è vero. Secondo, ecco, e poi vorrei dire a qualche tifoso del Teramo che quando si rimprovera il nostro portiere, che è un 2006... Scusami, però voglio che a De Giglio gli si dia il suo. Guarda che fa De Giglio dopo la grande... Sa. Non è una banalità. Però guarda no, qua. No, per l'amor di Dio. Però, però io quello che vorrei dire, insomma... Fuori classe. Siccome noi siamo abituati, mi ci metto pure io, a criticare molto facilmente, il portiere dell'Ancona non mi sembra tanto più forte del portiere del Teramo, vorrei dire, insomma, stiamo parlando under per under, giusto, per 3-14. 2005, cioè, oltretutto è un 2005. Sì. Ecco. Quindi direi, siamo coi piedi per terra,
noi non dobbiamo vincere niente. Certo, certo. Vedi? Certo. Adesso siamo in fascia protetta, no? Ecco appunto, quindi... Perché? Quindi... Ieri siamo stati nella provincia di Teramo gli unici a vincere, insomma, no? Cioè, sì. A noi ci manca qualcosa, qualcuno invece ha avuto più del dovuto. Quindi, che tipo sì, se succedesse, che ti posso dire, farei come la Ferilli, che ti devo dire... Lo faresti? Magari, cioè, certo, la gente scapperebbe e mi prenderei un'altra denuncia penale. Però... Se lo faccio io penale, psicologhi, psichiatri, cioè, perché è chiaro, perché è venuto a me, non è una bella cosa. Però, che tipo... Anzi, è l'ultima cosa, la vorrei dire. Questo veramente lo penso, poi non parlo più, mi taccio. Vorrei ringraziare la Soleia, perché ieri più di una persona mi ha detto di ringraziare, quindi io sono, quando è, e lo penso pure io, che ha tenuto il campo in ottimi, cioè il campo perfetto. Cioè, su questo non... Cioè, veramente un fiore, un gioiello, hai niente detto tu? Niente da dire. Prima che hai detto l'arena, la scala del calcio, questo sì. Grazie anche a Soleia. No, vabbè. Che, insomma, su questo non ci sono mai stati dubbi, voglio dire. Insomma, per dire, però no, bisogna dirlo, insomma, no. Quando è un gioiellino, insomma, Franco, che era un peccato tener chiuso. Franco è sempre Franco, insomma. Cioè, No, no, vabbè, su questo non abbiamo mai avuto dubbi. Dalla prima partita che io ricordo, quando ero, non facevo parte del perché ridi? Questo dove vuoi arrivare, vabbè, a parlare? Non facevo parte, però voglio dire, Teramo Cavese sì, fu la prima fu la partita prima, sì, in casa, sì, in quell'impianto. Restammo allibiti tutti, cioè nell'entrare in quella struttura. E devo dire che ieri è stato uguale, cioè è diventato... Ma tu ricordi sicuramente... la prima notturna? Monni Singa scherzava. La prima notturna, poi parlai proprio con Franco, gli feci compiere, sembrava un night. Che spensero le luci... No, spensero, a un certo punto spensero i fari e rimase solo tutto lo... Tutte le pubblicità illuminate, tutto, ci mancava solo Lola Falana che usciva e stavano là, dai, era bellissimo. No, veramente era bello, no, era bello. No, vabbè, no. Basta, non sto, sì, abbiamo un impianto meraviglioso. Bellissimo, ci mancherebbe altro. Ce lo siamo sudati in una maniera incredibile, mo lo teniamo, cerchiamo di godercelo. Ok. Marco, tu mi hai portato delle immagini, no? Che fotograferanno, presumo, la gioia del post partita di ieri. Sì, a fine partita. Raccontamele, raccontamele, Cristian ce le fa vedere. Ma diciamo che no, è il classico momento in cui i giocatori del Teramo vanno a ringraziare, a salutare i ragazzi della curva, e a questo punto col goal assist per ringraziare chi le ha fatte, che è il nostro digital media Nicolas Maranca. E quindi voglio anche parlare un attimino, io oggi sono qui però giusto 10 secondi per parlare della nostra area, perché poi c'è appunto Nicolas e c'è Danilo Di Giovanni che è il nostro fotografo ufficiale, c'è Roberto che comunque cura la parte del servizio stadio per la stampa la domenica, quindi siamo veramente un bel gruppo. E di questo ringrazio la società, il presidente, il direttore generale, tutti i soci, perché ci hanno permesso, ci stanno permettendo di lavorare veramente nel modo migliore possibile. D'altronde oggigiorno, no? Se non hai una struttura ampia anche nell'area comunicazione non riesci ad arrivare in tutte le situazioni. Beh, non fai sicuramente non offri sicuramente questi tipi di servizi. Sì, qui ci sono anche, insomma, c'è anche il coro sotto, si può sentire. Però fa capire l'entusiasmo che si respirava ieri, sì. Io sono andato ieri sera veramente a dormire felice come non mi capitava da tempo, perché troppe cose sono andate nel verso giusto, sì. Giornata di sole, 2500 spettatori che noi non facevamo, vedete l'entusiasmo, che noi non facevamo in Serie C, quei numeri, fatichiamo a farli in Serie C, quindi il ritorno a casa, la vittoria, ma al di là del successo, perché anche striminzito nel punteggio in virtù di quello che abbiamo creato, cioè la squadra ha giocato veramente bene, è stato un piacere vederla, è una squadra che è in graduale crescita, mantenendo i piedi per terra, però io c'ero naturalmente i Isernia li abbiamo dominati e ieri loro hanno pareggiato a Chieti. E la volta prima avevano vinto a Fermo. E venivano da tre risultati utili prima di noi, quindi hanno fatto quattro risultati su cinque. Nelle ultime cinque partite hanno perso solo con noi, l'Isernia ha perso solo con noi. Per dire insomma che non va ridimensionato nemmeno quel successo in rimonta peraltro. E poi secondo me anche un'altra cosa di cui volevo parlare almeno 30 secondi, lo stavo accennando prima Alfredo, il fatto del sociale, perché secondo me questa è la principale realtà sportiva, no, della città,
e secondo me deve essere vicina in determinate situazioni particolari, delicate, come sta vivendo il Liceo Delfico. È un'iniziativa che è nata in settimana, ci tenevo a ringraziare la vicepreside, la professoressa Angelini, il rappresentante degli studenti del Delfico Carosi, perché ci hanno dato una grossa mano per organizzare poi qualcosa di carino, per tenere la visibilità alta, i riflettori accesi su questa situazione che è veramente, insomma, straziante, credo, per ogni teramano vero, perché è una situazione veramente brutta. Tra l'altro sì, ho frequentato quel liceo, quindi ci sono molto legato e mi auguro che le cose si possano veramente risolvere. Ieri abbiamo fatto quel poco, però è stato secondo me un bel gesto anche da parte dei giocatori, questa è una cosa spontanea peraltro, quella di andare sotto al settore dove c'era questo centinaio tra studenti e personale e donare loro, insomma, queste magliette che avevamo fatto. È stata una cosa spontanea, guidata dal capitano Ferraioli, e quindi ci tenevo a dirlo. Insomma, veramente tutto è andato nel verso giusto ieri, quindi sono veramente contento. L'interrogativo principale, che nasce da una settimana nella quale il calcio la farà da padrone a Supergol, è: bisogna tenere il profilo basso. Credo che non sia molto difficile tenerlo basso con Pomante in panchina, con D'Ercole, con il presidente Di Antonio. Però queste sono situazioni che poi le governano i giocatori, no? Cioè, tu puoi indirizzarli, però puoi correre il rischio che qualcuno si senta, non dico arrivato, ma particolarmente bravo. Non è questo il rischio che oggi questa squadra, che sembrerebbe essere ben strutturata, possa correre? Sì, potrebbe correrlo, però secondo me non in una partita come quella di domenica, domenica è una partita in cui ci aspetta, credo, penso che a Chieti un entusiasmo del genere. Io negli ultimi 30 anni seguo calcio, non l'ho mai visto, quindi si parla anche di uno stadio con altri 1000 posti, ieri erano 4000, magari con noi saranno 5000, non lo so, quindi ci sarà un entusiasmo dilagante, e quindi poi si gioca contro la capolista, quindi è difficile, insomma, non scendere in campo. Se fosse magari un altro tipo di avversario potresti correre anche quel rischio, ma non c'è il rischio di sottovalutare nessuno, perché giochiamo tra l'altro contro, credo, una delle non credo, contro una delle due o tre squadre in assoluto più attrezzate, più forti di questo campionato. Oddio, le due o tre le conosciamo tutti, perché sì, diciamo San Benedettese, L'Aquila, Chieti, non nell'ordine, ma insomma queste. Io mi permetto di aggiungere il Senigallia, Senigallia, gli ultimi 2 anni ha fatto un anno, è arrivato fino alla fine col Pineto. Il Senigallia che non meritava di perdere la partita. E l'anno scorso è arrivato tra le prime 5-6, quindi è una realtà solida, Senigallia ha una società importante dietro, ha un pubblico importante, lì giocare è molto difficile, come se si giocasse al vecchio comunale. Sì. Quindi il Senigallia vedrete che rimarrà tra le prime 5-6 al fine siamo campionato. D'accordo. Quindi sarà. Quindi poi per domenica ne parleremo magari più avanti, ma non credo ci sia questo rischio. È bello invece apprezzare che è una squadra che ha sempre di più le stimmate del mister. Questa è una cosa importante, un grande tema, perché è un percorso veramente di crescita che stiamo facendo. All'inizio ci sono state anche delle critiche, magari anche giustamente, però se tu vai a verificare 6 partite di campionato, 2 di Coppa Italia, quindi 8 ufficiali, tu hai perso solo a Fossombrone, ok? In 8 partite ufficiali. E a Fossombrone tu per Fossombrone 60 minuti hai giocato la pari, ampiamente. Tra l'altro sì, è anche secondo in classifica. Sì. Tu diciamo che hai giocato male quei 30 minuti finali di Fossombrone. Ma dopo aver preso il 2-1, perché è arrivato il 3-1 subito dopo. La gara ce l'avevi in mano tu. Esatto, quindi secondo me hai steccato solo quel mezzo tempo finora. Sì. Quindi sì, devo dire che ci metterei la firma ogni 8 partite a steccare anche un tempo. Sì. Quindi grandi meriti vanno allo staff tecnico. Vabbè, noi siamo diventati un po' tifosi di Marco Pomante da questo studio. Io ho i capelli bianchi purtroppo e ne ho viste tante. Ho visto il Chieti l'anno scorso che stava secondo e poi si è salvato con 2 punti. Le ultime partite si è salvato con 2 punti. Quindi io dissi che queste 3 partite davano la possibilità del proseguo del campionato del Teramo. Abbiamo superato brillantemente la prima, adesso c'è il Chieti, che secondo il mio punto di vista è una bella squadra. Non ci facciamo illudere del 2-2 di ieri, perché ha avuto ben 8 occasioni da rete, 8, le ho contate,
8 occasioni da rete. Quindi, secondo il mio punto di vista, bisogna stare con i piedi per terra, i ragazzi non si devono esaltare, le immagini sono bellissime quando si vincono, però già martedì si ritorna al lavoro, sicuramente il tecnico incomincia a conoscere molto meglio la squadra, di conseguenza molto meglio sotto l'aspetto psicologico, perché diversi giocatori li ha allenati in precedenza. Adesso ho visto un miglioramento sicuramente da parte di Galesio, ma Galesio sotto l'aspetto caratteriale ho visto che incoraggiava i compagni a differenza delle altre volte, ho visto che il pubblico l'ha applaudito, quindi questo fa capire che incomincia ad essere amato dalla tifoseria. La partita domenica è una partita cru, una partita che d'altra parte... Ci andiamo dopo? Ti dispiace se ci andiamo dopo? A assolutamente, Chievi, anzi ne parleremo pure di l'avversario. Anche perché. Mi manca questa, la lavagna. Lo so, c'è anche qualcuno che la chiede lì. L'ho scritto, sì. Volevo aggiungere che c'è anche un tema in questa trasferta che non scioglieremo noi stasera a Supergol, ma del quale si parlerà diffusamente nelle prossime 48 ore. Sarà gara consentita ai tifosi del Teramo o meno? Difficile dire con esattezza cosa accadrà, ma l'orientamento, l'aria che respiriamo almeno noi nell'ascoltare, insomma nel raccogliere pareri e previsioni, non è positivo, cioè si ha la sensazione che per i tifosi del Teramo possa essere tabù la trasferta di Chieti. Scusa, ma di questo ma vorrei dire una cosa senza essere cattivo, cioè se dovesse essere tabù la trasferta è tabù per colpa forse di qualche ultra del Chieti, perché quelli del Teramo l'ha fatta fuori tutti quanti, tra Teramo no, per e i Chieti, precedenti, non no, per precedenti. Colpe di oggi. Però, insomma, dai DASPO non sono, che abbiamo, non sono colpe dai di DASPO oggi. Che andiamo in corso, tra donne, vecchie, bambine e pensionati. Sì, ma che siamo due che tifoserie che non si amino, sì, per è un dato di fatto. Sì. Però dico tu, una cosa, cioè e il calcio, tu su questo cioè devi il calcio, passare... Allora, la Serie A, i professionisti ormai vogliono il calcio americano, tu stai a casa, stai con la donna, con la ragazza, prendi lo champagne e vedi la partita, no? Però questo calcio, che è quello vero, quello strano a tutto, cioè quando gli togli il derby, che è il sano derby, che spesso poi il derby non diventa più sano, perché tu mi dici passi per Fonte Cupa, che è sicuro, e diventa insano. Ma la colpa non è né dello tifoso Luterano, né dello tifoso Giuliano, che a ciascuno il suo. Lo ripeterò fino alla morte, ok? Ognuno facciamo il nostro lavoro, siccome non penso che siamo... Parlando di derby Milan-Inter, no? Torino-Roma, eccetera, eccetera, ognuno col proprio lavoro potrebbe gestire il traffico e dare modo ai tifosi del Chieti, ai tifosi del Teramo di godere del derby, altrimenti diventa lo calcio ballino. Cioè, è un grande tema sul quale noi abbiamo espresso non il nostro auspicio, ma quello che ci arriva. Quello che percepiamo, cioè, vabbè, uno dice, si mi auguro di fungo, che non si sia così. Non si mangia più di fungo, cioè né così, ci sta il fungo velenoso e quello non velenoso. E ognuno fa l'esame, lo analizza, questo è velenoso, cioè non si può fare. Poi dicono no, che si vuole restaurare la dittatura non è che la restaura la Meloni, forse qualcun altro restaura la dittatura. Tanto fa, non ci si fa. Grazie, allora che facciamo? Ci stiamo alla casa tutti qui, cioè, sì, il furto mattina ci vuole sì lavorare, però io che hai lavorato mattina, cioè che dobbiamo fare? Se no scegli un altro mestiere, mo senza offesa, purtroppo ogni mestiere ha le sue responsabilità, Teramo purtroppo, per fortuna per chi lo fa, è un ambiente sereno, dove non si spara mai, grazie a Dio, dove si ammazza nessuno. Però chi sta a Roma ogni mattina si sveglia e fa il lavoro lo stesso di quello di Teramo. Che volte uno di Teramo o di Chieti gli tocca a rischiare come uno di Roma. Cioè, non è che quello di Roma fa un altro mestiere, è lo stesso il mestiere. Infatti, cioè, Walter, come hai detto giustamente, si percepisce, considerando la partita di Vasto dello scorso anno, praticamente a Vasto fu proibito, quindi il questore è quello. Lo però è inutile, sì, che si fa, ci vuole lo stadio. Allora, Teramo non potrebbe giocare al vecchio comunale perché non è sicuro, no? Allora, inutile che facciamo mettere la maglia a piano d'accio, giochiamo a San Nicolò.
chiedi, ma dove va? Cioè, se è abilitato alla manifestazione, significa che è abilitato pure alla sicurezza, che ci sta tifosi di casa e tifosi ospiti. Cioè, non si può fare così. Cioè, mi sembra, mo, a prescindere, non ce l'ho. A questo punto, tanto dovrebbe decidere chiedi, ma non si può fare così, no? È tanto semplice. Cioè, ognuno deve fare il suo lavoro e lo deve fare per bene assumendosi le proprie responsabilità. E scusa, poi non parla niente più. A proposito di responsabilità, perché il lato, questa è veramente una persona squisita, De Antonis, voglio parlare del sociale di Teramo, no? Siccome io ascolto il chiacchiericcio e io voglio bene ai giovani perché sono anziano, no? Egoisticamente Alfredo, che ogni mattina viene da Bisenti, negli ultimi giorni arriva e trova il deserto, trova il parcheggio e me lo scelgo. Quindi per me, che non c'è più liceo, è proprio, grazie a Dio, non c'è parcheggio e vado a lavorare. Però non sono egoista, se no non mi prenderei neanche le denunce, no? Ecco, siccome non sono egoista, no? Siccome c'è il chiacchiericcio, io vorrei che la scelta di chiudere questo istituto, gli istituti di cui, insomma, ieri abbiamo fatto pure la manifestazione, non fosse una scelta dettata dalla politica, perché la politica non si fa a scapito dei giovani, che i giovani sono il futuro. E poi si ne parla serio, e mo mi scaldo, sì, usando i ragazzi, scusami, e se non fosse politica, ma guarda caso, dopo la risoluzione del Bonolis ha successo il Mercurio Delfico, io mo lo dico perché sono così, vorrei dire a chi ha fatto ha dato questa decisione, già concordo con il professor Befacchia che non si può sequestrare, no, un istituto, sequestrare ha ragione, sto ripetendo ciò che ha detto il professor Befacchia, sequestrare un istituto, si sequestra le cose di Riina, di Totò Riina, o no? O di quello che siamo portati a Spas e lo abbiamo curato all'Aquila, che è Messina Denaro, là si sequestra, qui casomai si diventa inadeguato, inagibile. Però mi dicono che dove questi ragazzi dovrebbero andare, come prova, dico, se è una chiacchiera, stiamo facendo, qualcuno, no, stiamo facendo politica però. No, non sto facendo politica, sto solo dicendo che qualcuno dice, no, la politica, le prove di sicurezza, qualche locale che è stato adibito per ospitare questi ragazzi avrebbe una resistenza di 0,17 contro 0,44 del Melchiorre Delfico. Cioè, chi si cresce e chi si è resistente. Se così fosse, vorrei pregare di ridare i locali, le aule a questi studenti. La politica si fa in un altro modo. Bene, hai detto la tua liberamente. Io credo che sia un tema di così tanta attualità è sentito dalla nostra città, che anche il calcio ieri, come ci ricordano queste immagini, ha teso la mano a questi ragazzi. Quindi io credo che sia giusto quello che tu dici, ma siamo partiti da un assunto che è legato alla trasferta dei tifosi del Teramo a Chieti, che a detta di quel che ci risulta difficilmente vedrà protagonisti i tifosi biancorossi all'Angelini. Marco, voi avete carpito qualcosa in più di noi? Allora, io quello che ti posso dire è che l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, come ogni settimana, insomma, si riunisce e va a elencare una serie di partite a rischio. Quindi Chieti-Teramo è una di quelle partite che è inserita a rischio la scorsa settimana, rimandando poi la decisione al CASMS. In questa settimana, di solito si riunisce entro mercoledì, quindi o sarà domani o mercoledì. Tra queste partite, peraltro, c'è anche una partita di basket che è Montecatini-Roseto. Vi ricordate gli scontri che ci sono stati recenti? Quindi sono curioso adesso di sapere se dovessero, insomma, poi vietare la trasferta al Teramo, se analogo provvedimento verrà emesso anche per l'altra tifoseria, no? Per Roseto a Montecatini. Io non voglio metterti in difficoltà o crearti simpatie e antipatie, però noi spesso a Supergol abbiamo in passato denunciato, fra virgolette, ma denunciato il fatto che con i tifosi del Teramo si usi veramente un sistema molto duro, molto rigido, che vorremmo, se così dovesse andare, fosse uguale per tutti, no? Non ci sembra che sia così, e non vado oltre i 5 DASPO dell'autostrada
dove a menarsi erano in 50-60 e i Daspo sono anche lì stati tutti teramani, cioè a oggi. Dico questo per dire come la pensate, come la pensi tu, come la pensa la società che ci rappresenta. Ma guarda, l'anno scorso mi ricordo che ci fu vietata una trasferta a Vasto, di campionato. Dallo stesso questore di adesso. Vasto, sì, il questore di Chieti, quindi lo stesso attuale. Quando noi non affrontavamo la Vastese in campionato, ho fatto poi una ricerca tramite gli almanacchi del professor Serpentini, non ci giocavamo da 33 anni. 33 anni penso che sia una vita sportiva. Una generazione e mezza. Avevi i capelli? Una generazione e mezza. Gli ogni settimana un barbiere. Quindi voglio dire, già quella decisione sinceramente ci spiazzò. Adesso attendiamo, insomma, anche magari con fiducia, come sempre, fiducia nelle istituzioni. Io ti posso dire, sai, rispondere alla tua domanda non è facilissimo. Io ti posso dire semplicemente che ho fatto anche lo slow a Teramo all'inizio, dal 2015 al 2019, sotto la gestione Campitelli, senza fare raffronti con le situazioni attuali. Però devo dire che quando partecipavo ai GOS con l'allora vicequestore dottor De Carolis, oggi in pensione purtroppo aggiungerei, altra storia, altra parte. Era tutta un'altra storia, ma perché tra l'altro ho imparato tanto anche da lui per quel settore appunto del... Marco, scusa, hai conosciuto anche Matteo Del Fuoco, sì? Altra storia, era piccolino, dottor Del Fuoco, era altra storia, stava però, in mezzo alla gente, però c'erano anche regole diverse, a chi se la menava, veniva Del Fuoco, che successe qua, ricordo una trasferta a Giulianova, il derby, quando segnò Luiso, e mi ricordo che facendo il viale di ritorno da via Cupa, il dottor Del Fuoco era lì in mezzo ai tifosi, sì. Stava là. Quindi parliamo di situazioni storiche diverse, speriamo che non si vada a vietare, secondo me quello che è un diritto anche ai tifosi di assistere a una partita, perché è anche un bel evento, altrimenti cosa succederebbe se il Chieti andasse in C e il Pescara non salisse in B? Rifanno Chieti Pescara, che succede? Quindi vietano ai tifosi pescaresi la trasferta? Cioè io penso che anche quello che abbiamo visto ieri è un momento di lo sport, deve regalare gioia, deve regalare insomma anche queste cornici di pubblico, no? Belle, perché lo sport alla fine è della gente, e se noi altrimenti torniamo come ai tempi del Covid, dove ti ricordi anche se andavamo forte in quell'anno con Paci e giocavamo a porte chiuse, era come se non avessi fatto niente. Quindi se togli, diciamo, il cuore pulsante a un derby, come può essere una tifoseria ospite, secondo me perde tanto, no? Del sale del derby stesso. Non resta che attendere e vedere, insomma, noi non siamo nella testa, insomma, di chi deciderà, possiamo fare solo delle supposizioni. Per una tifoseria, la nostra, quella del Teramo, già più che decapitata da sì, ma decapitata perché? Da decine e decine. Ma perché decine? Perché di giustamente, Daspo. Giustamente abbiamo applicato il codice della strada. Tu sei senza casco, sei in multa, ti Daspo. Chi portava il Daspo, giustamente. Chi portava il casco? Ma quelli portavano il casco in autostrada, come faccio? Voi non portate il casco, multa. Mettiamo sul ridere, insomma. Ma io dico una cosa, no? I mestieri devono tornare. Una volta, quando il mondo funzionava diverso, ma perché ognuno faceva il suo. Io ricordo il medico a bocca bella che a mia mamma gli si fece la puntura, venne a casa, incise, e ogni giorno veniva a Cagnano. Ma lo medico deve andare, allora lo sabato ci sta, lo venerdì non c'è, se è festivo, prefestivo, dice mi fa male il cuore, va all'ospedale, mi fa male la goccia, cioè non si fa più niente. Dico, ma i lavori, tu che fai? Lo giornalista. Tu Walter, io quando a te ti vedo, no? Quando ti scrivo ti rompo pure le scatole, tutti i giorni comandati, no? Tu stai lavorando alla Econews, tu fai il giornalista, hai fatto una scelta di fare il giornalista, e quindi la domenica, tu anche la domenica a Natale te la inventa una cosa pur di fare qualcosa. Ognuno di noi siamo deputati, abbiamo fatto una scelta, la fa un lavoratore, mo che nessuno si deve offendere, si gioca una partita e ognuno, lasciamo perdere i caschi, deve fare il suo lavoro
È facile dire la banca non ti hai preso, ho chiuso la banca, no, la banca sta aperta e dalle prese a chi se ne merda. E sto là sul campo. Non che si vieta. È chiaro il concetto. Ma che vietiamo? È chiaro, è chiaro. Allora, appena possibile, leggiamo un po' di messaggi in regia. Non so, io qualcuno ho letto mentre scorreva, però non so quanti ne siano stati acquisiti e pronti. Allora, anche al ritorno, trasferta vietata ai chietini. Non facciamo due pesi, due misure. Io ci tengo a dirvi che noi in questa trasmissione stiamo facendo delle anticipazioni su fatti che non sono certi ancora e che pertanto dire se ci vietano, vieteremo anche noi. Però io continuo sempre a sostenere la tesi che se i questori sono due, gli impianti sono diversi, gli accessi sono diversi, potrebbe benissimo succedere che tu a Chiedi non vai e che i Chiedini a Teramo vengano. Ma quando è stato bello ieri, Walter? Allora, ieri il momento in cui, voi, non lo so, spero che qualcuno l'ha visto. Però questo nel momento in cui De Gilio ha fatto il gol, i tifosi dell'Ancona hanno seguitato in quel momento a fare il tifo per l'Ancona. Quello è il bello. Fino alla fine. E quello è il bello del calcio, quello è il bello del calcio. Né lo gol, lo pallone. Okay, va bene. E allora il calcio è anche educazione. Bisogna educare anche alla sconfitta. Ma se tu proibisci, tu non educhi alla sconfitta. Lo sai cosa educhi? A dire via via la polizia. Perché è così. Purtroppo è così. Non è, la polizia è un aiuto, non è un nemico. Però se si comincia a vietare, ciò che si vieta diventa un nemico. Mi permetti di ricordarti che la polizia in tal caso eseguirebbe una disposizione che... Ma non sto dicendo... Che viene da un questore... Sembra qualcuno che fa parte della stessa storia. Sì. Andiamo avanti con i messaggi, andiamo avanti con i prossimi messaggi, vediamo cosa hanno da dirci i tifosi, che ovviamente si allarmano subito nel momento in cui poniamo in essere il problema Chieti. Allo stadio ho visto un grande Teramo, unica eccezione, ed aveva ragione Valbruni, è il portiere. Se vogliamo veramente ambire a sognare qualcosa, serve immediatamente un portiere d'esperienza che dia sicurezza e fiducia alla squadra. Un saluto a tutti, tifoso biancorosso da sempre. Lui dice ha ragione Valbruni, perché Valbruni questo tema lo sviluppò la settimana scorsa, parlando più che di un portiere, da un dodicesimo che supporti il lavoro del ragazzo. Anche perché mi scuso per la tosse. Il ragazzo non bisogna adesso crocifiggerlo, nel senso, il ragazzo ha la fortuna attualmente che la difesa, diciamo, è compatta, unita, pochi tiri in porta. Io dicevo di un portiere d'esperienza che lo faccia maturare nelle difficoltà eventualmente, anche perché se giochiamo con quattro fuori quota... Però mister, devi avere un 2006 in campo. Sì, 2006 in campo. Perché il portiere è un 2006. Esatto. Quindi non è che tu togli il 2006 e ne hai altri tre. No, ma io deve sono... Deve essere un 2006 in campo. Sì, il portiere attualmente va giudicato il momento in cui è impegnato. Ieri non lo posso giudicare perché non è stato impegnato. L'intervento l'ha fatto, importante, sul Belcastro. È stato un intervento importante. Sì, nel primo tempo. Sì, però il... sulla traversa pure, la palla me, io sono sempre del parere che... tipo di campionato che dobbiamo fare, va bene così. Se dobbiamo eventualmente alzare l'asticella, io ritengo sempre che i tre elementi ci vogliono sempre. Questo è un mio giudizio personale. Assolutamente. Posso rispettabile, sbagliare, assolutamente rispettabile. Prossimo messaggio, Christian. Stasera ho problemi di voce, me ne scuso, è un periodo che non va, ragazzi. Tanto mentre arriva il prossimo messaggio posso dire, anche per spezzare una lancia a favore di Giorgio, che mi fido molto del preparatore dei portieri che abbiamo, che ha fatto crescere, bravo, di Giacomo, molto crescere Negro, che ha fatto crescere Oddio, tantissimo. Poi vi devo dire una cosa su Negro. Caro grande Teramo, ci scavi dentro l'anima il nostro pittore, il nostro artista, scusatemi, e del tuo amore godremo per sempre. Adesso amici tifosi tutti insieme fino alla fine del viaggio, godendo della luce che sono i gol e i sorrisi dei nostri calciatori.
dopo ogni vittoria. Mauro Nardi, io ti devo salutare e ringraziare sempre molto caramente, Mauro, che tu riesci a condensare in altro modo quello che è il tuo amore per il Teramo Calcio. Noi siamo in difficoltà perché siamo un po' più grezzotti da questa angolazione nel seguire le tue gesta artistiche e poetiche. E quindi ci rimetti in riga, nel momento in cui arriva il messaggio di Mauro Nardi noi ci rimettiamo tutti in riga. Vi dicevo di Negro, vi do una notizia di mercato importante. No, non ce la dà. Perché non ce la dà? Lascia aperto. Parliamo della Serie D, i campionati minori. No, parliamo della Serie D. I campionati minori sono i campionati minori. No, vabbè, Negro, Negro è un ragazzo. Sta Bruno Lomatti che va a giocare che Camarane. Negro è Andreone, un ragazzo che ha fatto benissimo a Teramo. Ha fatto. A Giulianova lo corteggiano. È sicuro perché... Poi se andrà Giulianova non lo so, è sicuro perché se dovesse un avverrebbe, a dicembre, ma sarebbe o potrebbe essere lui il portiere del Giulianova a partire da dicembre. È chiaro che questo presupporrebbe molte altre... C'è un altro ex Teramo, lo sai, no? Come dici? C'è un altro ex Teramo a difesa dei pari del Giuliano, se Boccanera andrà via, che è De Giglio. Sì, faceva ricordo. Il secondo a Teramo in Serie C. Però, insomma, questo cambierebbe anche, e non è roba nostra, è roba dei colleghi che seguiranno questa trasmissione dopo di noi, però cambierebbe anche il progetto sviluppato da altri, se mette in porta un under che prima non avevi, che era Boccanera. Quindi, sì. Cioè, vabbò, comunque... Chiuso la parentesi, Walter, prossimo... possiamo rassicurare i telespettatori a casa. Cioè, lunedì abbiamo avuto un Walter Cori febbricitante, 38,5, sì. 39. Io stasera ho la tosse. Se, speriamo che lunedì andiamo in onda. Se non andiamo in onda, sapete il motivo. Cioè, nel senso che potrebbe sì, succedere. Potrebbe succedere. L'età ce l'ha, esatto. L'età può succedere. No, nel mentre. No, eventualmente nel andiamo mentre, dal Mazzini. Aspetta. Se va bene, possiamo nel fare mentre, uno streaming dal Mazzini. Nel mentre sarò cresciuto di un anno. Cioè, o mandiamo perché, in streaming. Perché mercoledì compirò gli anni, quindi avrò anche un anno ecco, in più. Quindi o mandiamo in streaming la telecronaca Chieti Teramo oppure Supergol dal Mazzini. Cioè, a meno che poi. Se mi raggiungete, sì. Se mi raggiungete, sì. Prossimo messaggio. Andiamo con il prossimo. Sperando di non tossire più fino alla fine. Ci provo, ci provo. Allora, ma se vietate le trasferte nelle partite. Dai sicuri incassi, le società piccole come fanno a pareggiare i bilanci? Il calcio lo possono fare solo i ricchi che possono prescindere dal pubblico. E stiamo parlando di D, non del G8. Giuseppe, hai ragione anche tu, però queste sono disposizioni non ufficiali che potrebbero esserci e di fronte alle quali né tu, né io, né nessuno può far nulla. Si possono solo prendere atto di queste situazioni. E basta. Vietano le trasferte perché devono fare economia, applicano ordini direttamente da Roma, perché carabinieri e polizia costano molto in straordinari. Questa è un'altra chiave di lettura che potrebbe anche dirci al contrario, che non è che ce ne siano così tante di forze dell'ordine disponibili, soprattutto di domenica, soprattutto di fronte ai tanti eventi che si susseguono su tutto il territorio, perché c'è anche un problema di numeri e se i numeri non sono sufficienti per supportare eventuali interventi a garanzia dell'ordine pubblico è chiaro che si ricorre anche a vietare le trasferte. Anche se non ho potuto essere al Bonolis fisicamente, una delle cose più belle vista ieri personalmente, vittoria e gioco a parte, è stata la presenza del duo Campitelli-Cimini, sempre nel cuore, scrive Silvano. Ringrazio moltissimo Cristian, grazie, grazie davvero. Silva, io aggiungerei anche Di Giovanni. Sì, erano presenti, insomma... Allora, ma c'erano anche tante vecchie. Salvatore Di Giovanni è un amico di tutti ed è un amico del calcio teramano e ci fa piacere che era sugli spalti. Ma Campitelli e Cimini oggi hanno un sapore diverso. Sì, sì. Perché Campitelli e Cimini sono sponsor
della maglia del Teramo Calcio. E fino a ieri allo stadio non erano mai venuti. Poi parli tu che ti ho fatto una foto che è un altro po'. No, parlo io perché, allora, ripeto. Altro po' te sì, perché io sono un passionale. Te lo abbracciavi. Allora io sono un passionale, no? Allora, io tranne con mia moglie, se mi mette i corni, cagni pure la serratura, è finita la storia. Il resto tutto si può perdonare. E allora dico una cosa. Abbiamo operato tanto e spero che, insomma, accadrà di poter riprendere sto stadio, no? Ieri è stata veramente, ieri è stata la giornata. Mio figlio per la prima volta è venuto e mi ha detto: papà, quanto è bello venire allo stadio, tranne l'arbitro che non gli è piaciuto, e c'ha ragione, il resto è stato tutto bello. Allora, quell'atmosfera di ieri, mi sono piaciuti pure i tifosi dell'Ancona, sì, che mi ricordavano Saponetta in Saponetta e gli Zingari in porta, no? Ok, allora dico, perché ci dobbiamo sempre... Cioè, perché ci dobbiamo sempre sputare in aria e dici piove? No, ci sputiamo da solo. Anche no? Perché l'hai fatto già in questo ciclo di trasmissione. Allora dico, no. Allora, in altri ambiti, se vogliamo costruire qualcosa, no? Come uno che vuole... Si può ricostruire tutto nella vita, no? Perché nessuno ha fatto chissà che cosa. Allora, insomma, a Matteo Messina Denaro l'abbiamo fatto uscire perché si doveva curare. Guarda, no? Che stai parlando... No, quindi ha messo in mezzo all'acido, non si sa quanta gente... Campitelli e Cimini non ha fatto niente di male. Lo stesso Salvatore ma Di Giovanni. Che Campitelli e Cimini ieri sono stati accolti divinamente dallo Salvatore stadio. Salvatore Di Giovanni, che colpa ne ha che ci ha fregato 4-1 allo derby quando abbiamo fatto l'eccellenza? A Campitelli e Cimini poi. Però dicono, queste sono gente di Teramo. Tra l'altro, sì. Sono gente di Teramo, anche se di Canzano, di Teramo. Di Giovanni, Valle San Giovanni e Teramo. Anzi... Cimini e Campitelli ci fanno. No, ci hanno regalato tante gioie e ci hanno regalato anche la B, che poi ci chiamavamo Teramo e non ce l'ha fatta fare. Se ci chiamavamo Avellino avrebbero fatto la B. Di Giovanni fa fare la Serie D anche a Notaresco, quindi sono dei benefattori, no? Boh, retrocederanno quest'anno perché è stato rizzollando, ma gli ha fatto fare pure la Serie D. Dicono, qualche volta quando si tratta di stringere i denti e unirsi per un futuro veramente eventualmente, insomma, più roseo, assieme rigorosamente a Filippo D'Antonio, perché sta facendo una cosa, secondo me, oltre... Allora, non so stupendiamo, mica mi dai il gettone tu? No, mai dato. È tutto frutto di programmazione. Ma ne a te, quello ne che a Tonino, questo signore ha detto poc'anzi, no? È la verità. A ogni settore del calcio, della società, no? E ha un proprio sviluppo. Lui ha detto, no, di Nicolas, eccetera, eccetera. Nulla è intentato e nel non intentare è anche quello di non andare oltre i budget previsti, ma non perché uno non ce l'ha, perché le cose bisognano fare, no, gradualmente. Il prossimo anno, me lo dico io, non è che Maletti che tu, perché non si potrebbe fare un qualcosa di grandioso con queste tre persone? Per quale motivo? Perché uno è da Savona, che con l'ha dato il titolo a Notaresco. Cioè, qual è il problema? Uniamoci e facciamolo pallone. Basta concorrere con la cosa, con Rosete per Giuliano Sicambi. Noi siamo andati. La storia del Teramo è quella che riparte sempre da zero. Allora, godiamoci la nostra storia. Permettimi, no? Di ricordarti che ieri sia Campitelli sia Cimini non sono stati accolti bene, sono stati accolti benissimo. E i primi ad essere felici di tanto calore sono stati proprio loro. E me lo hanno scritto ieri e stamattina, quindi è stata una bella domenica anche per questo ieri, anche per questo. Prossimi messaggi, poi andiamo al mister. Allora, giocare al Bonolis fa la differenza e come? Sarà per il sintetico, ma il Teramo ha espresso tutto un altro tipo di calcio. Vorrei tanto rivedere la mitica lavagnetta del mister Valbruni. Un caro saluto al grande Marco da Tonino. Grazie. Allora, sulla lavagnetta ci sono delle disposizioni di natura tecnica che non consentono che tu quest'anno vedi la lavagnetta di Valbruni, quindi siccome credo che non è la prima volta che lo scrivi, mi sembra corretto che io te lo dica. Invece al mister Valbruni voglio chiedere, sfruttando parte dei contenuti del tuo messaggio, cosa pensa dell'impianto a disposizione di questo Teramo. Quanto guadagna il Teramo giocando lì? Ma io penso che l'ho già segnalato l'altra volta. Mi sembra che dissi che l'Ancona soffrirà
su questo campo, si è verificato quello che io pensavo, perché aveva visto l'Ancona giocare contro il Chieti, una squadra compassata, una squadra lenta, poi ci ha messo anche un po' del suo il tecnico, perché ha tenuto in panchina un capocannoniere, penso che... Belcastro. Martiniello, no? Martiniello. Ah, Martiniello. Tenuto in panchina Martiniello, che secondo me è un giocatore che ci poteva creare qualche piccolo problema, essendo uno rapido, veloce, conosce la porta. E lui e Belcastro forse ci davano più fastidio che con, diciamo, Amadori, che ha giocato e non era forse la persona indicata per questa gara. I due, Belcastro e Martiniello, sicuramente ci avrebbero creato qualche problema, perché è un giocatore molto ma molto rapido e si inserisce e conosce la porta. Ma che il Teramo guadagni a giocare su questo impianto, ma credo che non ci siano dubbi. Ma sicuramente il Teramo si allenerà su questo campo, conosce benissimo il campo, ha giocatori adatti a un campo immenso, perché gente rapida, gente che... Però torno sempre a ripetere, non dobbiamo cambiare questo modulo, perché se cambiamo questo modulo ci troveremo in grosse difficoltà. Mister, io premesso che aspetto Missori, che secondo me è un centrocampista di livello assoluto, ma non hai l'impressione che ti stia in queste sei partite, non sto parlando di ieri, ha giocato anche molto bene direi, ma che chi stia patendo un po' il salto di categoria sia Ferraioli? Ma Ferraioli è un giocatore che si dovrebbe saper amministrare, per questo io dico sempre che a fianco a lui avrei messo non un giocatore come ho visto ieri, che secondo il mio punto di vista ha corso tantissimo, si è dato Esposito. Da fare. Sì, Esposito. Ha giocato una grande partita. Ha giocato una grande partita, però per Ferraioli ci vuole... Se essendo un interditore ci vuole un regista in gamba, un regista che sappia gestire i tempi, sappia tenerlo a guida. Ma questo è come vedresti tu il centrocampo? Ma io come Invece provo a chiederti, sì. Devo averti posto male la domanda, non hai l'impressione che con il salto di categoria Ferraioli renda meno? Ma Ferraioli non è, Ferraioli è stato uno dei giocatori più importanti della Serie D del San Nicolò. Mettiamocelo bene in te. Tanto è vero che fu preso dalla Spezia. Fu preso dalla Spezia perché fu uno dei mediani più importanti e più forti. È evidente che oggi la responsabilità del capitano, secondo me, non deve pensare più a cercare eventualmente di dare il massimo, di dare il giusto, nel senso di sapersi amministrare la palla, darla di prima, non fare, diciamo, questi lanci lunghi. Perché da centrocampo i lanci, secondo me, con i difensori che abbiamo, ieri abbiamo visto con i lanci lunghi, ci siamo trovati tre volte in porta. Quindi lui deve saper soltanto controllare l'avversario, che ieri è stato libero, l'otto avversario, adesso mi sfugge il nome, è stato un giocatore importante, mi sembra Gardaletti, insomma non mi ricordo bene, però è un giocatore che ieri ha giocato da solo in mezzo al campo. Invece Ferraioli, secondo me, io lo metterei sul regista avversario cercando di contrastarlo, cercando di non farlo pensare, e già ho in mano una guida avversaria che gioca, non gioca per la squadra avversaria. Quindi leggiamo io... altri messaggi, chiaro, leggiamo altri messaggi, Christian. Se non ricordo male, e correggetemi se sbaglio, a Chieti non fu tirata una radiolina sulla coscia di Ugo Tani? Ragazzi, Paolo J, secondo te mi posso ricordare se fu tirata una radiolina sulla coscia di Ugo Tani? Anche perché quando Ugo Tani giocava col Teramo, ma le cosce di Ugo Tani, che insomma si è fatta male la radiolina, che è una coscia così, Non lo ricordo, non lo ricordo. Non sono mai stati derby serenissimi e tranquillissimi, Questo è fuori di Vabbè, dubbio. Anche perché insomma la Targa. Però voglio dire. I derby internazionali, insomma, la Targa CH. Insomma, loro fanno bene la cioccolata. La Svizzera è buona la cioccolata. Comunque. Il resto poi. No. Prossimo messaggio. Ci avviamo a leggerne altri. Roberto Nepa dice: con quell'applauso a Touré, è vero, è stato applauditissimo all'uscita.
Il tifoso Teramano ha dimostrato una mentalità degna di categorie superiori. In tante piazze, anche limitrofe, avrebbero agito diversamente. Mi piacerebbe sentire il pensiero del mister, al quale chiedo un pronostico per Chieti. Cioè, ma... ti è piaciuto il fatto che, nonostante abbia sbagliato più di un gol, Nowan Touré sia uscito applauditissimo da tutti? Ma Touré è uscito a pochi minuti dalla fine, applauditissimo, perché il Teramo stava vincendo. Se il Teramo stava 0-0, non era applauditissimo. Quindi hai ragione. È un discorso. È un discorso. Io vorrei perché a questo buon mister dovete fare le domande che la mette in difficoltà. Ha ragione. No, ma, perché è così, no? È evidente che è un pronostico per il Chieti. Il Chieti gioca con il 4-3-3, approfitto anche per diciamo parlarne. Il Chieti è una squadra che ha un allenatore, Gnoffo, che ha vinto già un campionato ad Avellino, un allenatore esperto. C'ha il fuoriquota in porta, Servillo, che l'anno scorso ha giocato 34 partite con il Riccione, quindi un portiere che è maturato sicuramente già con un campionato. Poi c'ha Cajazza, che giocava l'anno scorso a Termoli, terzino destro, perché loro fanno il 4-3-3. I due centrali conosciamo benissimo Schiavino, perché l'abbiamo avuto modo di vederlo a Teramo con la Paganese. Poi c'è l'altro centrale difensivo, è Guerriero, che è un altro giocatore che l'anno scorso è stato uno dei migliori difensori fuori quota a Ragusa, è stato un giocatore importante. A sinistra, giocatore che ha già vinto il campionato a Pineto, bel giocatore della Quercia, sì. Della Quercia è un giocatore che ha già vinto un campionato a Pineto, un giocatore importante, ha fatto la C, giocatore che sa il fatto suo. A centrocampo abbiamo dei giocatori che conosciamo, no? Abbiamo il Di Paolo Antonio, che è un regista a mio giudizio molto bravo, è cresciuto tantissimo. Forgione, che secondo il mio punto di vista è un giocatore che avrebbe fatto sicuramente comodo al Teramo, perché sicuro. È un giocatore che a me sicuro. Piace tantissimo, c'ha la sua esperienza. E poi c'è Casciano, che diciamo è maturato a centrocampo, è maturato con le giovanili del Pescara. In avanti c'è Carelli, lo conoscono tutti, è partito dalla Lazio, ha fatto 300 partite in Serie C, ha girato un pochino tutto, io ho visto fare un gol a Senigallia che solo lui lo poteva fare, da grande campione, un giocatore fortissimo a mio giudizio. Sì, sì, è un giocatore sprecato. Un giocatore sprecato per la categoria. Siamo d'accordo. Poi c'è il centravanti, che è il senegalese Fall, che è uno che ha girato la bellezza di 20 squadre, però è un giocatore che dà fastidio, 1,90, forte di testa, conosce anche la porta, perché in queste ultime partite ha segnato solo 3 gol. Sì. E a sinistra c'è Touré, omonimo, Touré, che è un francese, che è stato anche diciamo con la Parigi Saint-Germain, col Metz, insomma, gioca una squadra esperta, una squadra che sa il fatto suo. Quindi penso che sia una partita difficile, dove, ripeto, si rivede la maturazione del Teramo ancora di più di quella vista con l'Ancona. E io sono convinto che, se ripeterà la stessa partita che ha giocato contro l'Ancona, il Teramo crescerà ancora di più. Ancora messaggi, quindi non solo pronostico, ma ci ha parlato anche del Chieti, il mister, in questa trasmissione. Che è la settima del corrente. No, visto con soddisfazione il portiere del Chieti sulla punizione, cioè. A papere. Cioè, non guardiamo sempre il portiere dello Teramo, cioè, capito qual è il problema? Era parabile. Anche perché era. Quindi molto tiriamo lontano. Su punizione, domenica, se capita, tiriamo, perché insomma è uno dei nostri. Potrebbe essere uno dei nostri. Cristian, appena poi manda pure qualche altro messaggio. Chiediamo a Capaldi. Allora, Touré a 7 metri di porta, a sinistra, e tira il primo palo, questo mi dovete scusare, fuori. È da capire. Allora, Touré a 7 metri dalla porta a sinistra, tira sul primo palo fuori. San Severino non si stoppa la palla? Impossibile per me.
Vanno tutte e due a sinistra, a destra, a sinistra. Lo avete capito voi? A me, questo praticamente io non ci riesco. Fa delle negatività, nel senso dice Touré a 7 metri dalla porta a sinistra e tira il primo palo fuori, sarebbe invece di tirare all'altro palo. Okay. San Severino, se stoppa la palla, portiere e due difensori vanno tutte e due a sinistra e a destra e lui tira di sinistro. A porta vuota, non hanno il sangue freddo. Ma boh, ragazzi, io. San Severino, quando si è trovato. Io lo ringrazio il tifoso per l'amore del cielo, lo ringrazio, però mi riusciva difficile interpretare. Ma ragazzi, palla, ieri Touré ha creato lo scompiglio. Mo' il mister ha fatto la battuta. Ieri ha creato lo scompiglio. Allora, un giocatore, quando crea lo scompiglio è da tutto perché è uscito stremato. Ragazzi, ecco, mo senza essere cattivi, lo sai chi è che rimprovererei, ma giusto per far freddo per ridere? Pavone, quel gol non me lo può mangiare, non se lo può. Perché sai, a parte la porta vuota, è stato a bere voluto fino a, a 5 minuti prima, che sei entrato 10 minuti bello fresco, come una rosa, no? Lì un po', diciamo che una bestemmia l'ho tirata su Pavone. Ma Touré, dopo quello che ha fatto, ragazzi, Touré ha creato lo scompiglio. Touré non può non giocare. Sapete perché il calcio? Cioè, sapete e ha perché? Ragione il mister Valbruni, che è un'altra cosa. Ma perché mi Touré tiri fuori? È sempre in campo. Ma no, perché sai che mi tiri fuori a me? Mo da fastidio. Allora, io vorrei. Ma io pure sono d'accordo non con il mister. Parlare più. Ma mo ti dico. Quando mettete di mezzo il mister Valbruni, questo non è preparato, no? Allora, Valbruni, quando dà un giudizio, che poi casca antipatiche, no? Dà un giudizio perché è uno che qua a mezzo solo lui può parlare di pallone, no? Almeno qui me. Ma in città tanti Valbruni rompe riscata perché ha vinto 10 campionati. Allora dicono Valbruni, quando tu gli fai una domanda, no? Dici io vorrei un portiere di esperienza, un centrocampista che potrebbe essere Forgione e un attaccante, perché lui parla da allenatore, cioè lui non ha detto che sta squadra non va bene, lui però dice se io, siccome è un vincente, se io ero l'allenatore avrei rotto le scatole per farmi comprare lo portiere, però va bene pure come sta. Cioè, non è che uno che dice tante stupidaggini, tant'è che ha detto 3-5-2, e infatti ieri abbiamo giocato 3-5-2, lo stati da sempre, ha detto che lui, Touré, è una bestemmia delle banchine, ma senza dire male a Pomante. Ma perché lui è un allenatore? No, ma adesso... C'è neanche sta a fare lo Piazzarola, c'è no, capito? Beh. Ti spiego il discorso di Touré e cosa, i due errori. Touré ha fatto un errore, ma con 80 minuti sulle gambe può essere stanco, tant'è vero che questo si è talmente stanco che è caduto per terra. Mentre Pavone era entrato da poco, quindi aveva la lucidità giusta per prendere almeno la porta. Ma senza colpevolizzare Pavone, ci mancherà. No, io sto dicendo però, a livello tecnico, come la io vedo io. Sapete cosa arrivo a dirvi? Che se avessimo visto giocare Touré ieri per la prima volta avremmo detto sì, è un ottimo giocatore ma la porta non la vede, perché quello avremmo detto ieri. Però siccome lo conosciamo e sappiamo che fra Coppa e campionato se non è stato ha fatto 29 gol con il più prolifico dello scorso anno, con 29 reti è stato proprio Touré. Allora può capitare che una domenica le cose vadano così. Ma poi è uno dei giocatori che in questo campionato... Oh, poi sottoscrivo quello che dite, ma che l'ho detto pure io, consentitemelo. Sì. Io Touré non lo toglierei mai. No, ma poi... Per me giocherebbe sempre, titolare, sempre. Il discorso di Touré è un discorso che in questa categoria, dove ci vuole la fisicità, è il giocatore adatto per starci comodamente, esatto. Perché fisicamente sa controllare la palla, sa gestirla, l'avversario, per spostare Kodromaz, che è un 90 e più, evidentemente quei giocatori per la Serie D sono fondamentali. Poi noi, mi sembra che per Touré l'abbiamo detto già l'anno scorso, in termini non sospetti, ha dimostrato quello che noi abbiamo detto, poi... Può piacere o non può piacere, ha sbagliato, invece di prendere l'angolo sinistro ha tirato sul cos, ma vorrei vedere dopo 80 minuti un giocatore che sulle gambe, al 90esimo correva ancora come al primo minuto. Tutto è bene quel che finisce bene. Il grande Teramo comincia a scaldare i motori, andiamo a vincere dai. Ma devo fare una polemica riguardo alla viabilità a fine partita, lato parcheggio distinti, traffico in tilt.
bloccati per uscire 20-25 minuti, mentre gli ospiti uscivano tranquillamente. Ma non doveva essere il contrario? Riascoltate cosa dice lo speaker. Qui D'Antonis è molto, molto utile. Direi che capita a fagiolo. No, sì, quello che ha detto lo speaker. Io poi scendo subito negli spogliatoi e penso alla stampa per ovvi motivi, quindi sinceramente non ho visto poi il deflusso. Però ricordo bene quello che ha detto il nostro speaker, sì. Marco Franci, che comunque sarebbero usciti i tifosi dell'Ancona dopo i tifosi del Teramo. Quindi poi non so come sia andato effettivamente. Scusa, Marco, sono sceso per quello Marco che Franci, ci dice per lui il contrario. No, dico, ma Marco Franci, per dire quella cosa, non tu, no, no, no. Qualcuno ha detto, gli ha detto di dire così. Pubblico, cioè, di cioè gli ha detto pubblico. Allora per Fonde Cupa voi passate qua che andiamo tranquilli senza casco. Anche ieri senza casco sono usciti quelli dell'Ancona. Va bene. Prossimo messaggio. Mannaggia a te, via Cupa. Prossimo messaggio. È molto tetra, via Cupa è tetra, capito? È buia, selva oscura. Ma giocare con 4200... No, 4-2-3-1. 4-2-3-1. Col 4-2-3-1. Sì. Con Touré, Pavone, D'Egidio, dietro a Galesio. Saluti a tutti. Però fra 4-2-3-1 ci deve essere una lineetta, no? Perché uno che sta qua... a 20 metri legge 4200 per... è normale, no, ma il mondo della sua squadra, quindi dovrebbe conoscerlo, no? No, sì. Però dietro ci dovrebbe essere la difesa del Real Madrid. Ma lui sta cambiando, ma perché te ne ha cagnato? Scusa, Checco, ma perché ti ha cagnato questa squadra tu? Cioè, la domanda mia. No, a Checco gli dispiace. Cioè, perché? No, a Checco gli dispiace. Stiamo andando così tanto bene. No, gli dispiace perché mettere Madrid in panchina uno tra Touré e Pavone. Allora, dice, se facciamo giocare tutti, ragazzi, è un'idea. Ma il calcio di oggi non si gioca con gli 11 titolari e basta. Cioè, avere in panchina uno un fra cambio. Un Pavone o Touré. Cioè, ma io lo prendo tutta la vita, cioè è un grande vantaggio. È preso per questo, ma poi tante però una cosa a Checco gliela dobbiamo dire, perché così si mette l'anima in pace subito. Sì. Dall'arrivo di Pavone a Teramo, fra Pavone, Touré e D'Egidio, togli Galesio perché è un centravanti, ma fra questi tre, uno dei tre andrà in panchina sempre inizialmente. Poi a gara in corso, come ci dice Marco, magari risolveranno le partite. Ma è stato preso apposta, cioè non puoi pretendere che no, hai due esterni, chi la è per tutto il campionato, l'infortunio, una squalifica, non conta niente. No, ce ne vuole un altro. Ma poi sottolineerei D'Amore, che l'anno scorso ha fatto un grande campionato. E non stiamo considerando D'Amore, bravo. Che è un ragazzo, è bravo, è molto bravo quel ragazzino. Io sono sempre del parere che le squadre forti sono quelle che in panchina, in gara e corsa, hanno giocatori importanti. Esatto. Sì, sì. Perché, mica perché detto, le partite oggi si vincono con i cambi. Ma con... mica è detto che uno mette una squadra in campo e quella è la migliore. Tante volte molti allenatori lasciano giocatori importanti perché hanno studiato l'avversario, di conseguenza sanno che alcuni giocatori avversari, in particolar modo, non sanno tenere la posizione oppure si stancano. Certo. E io piazzo un paio di giocatori importanti per cercare di vincere la partita. Ma così è. Allora, che ancora segna. Veloce, quello che dice il mister. Ieri sera mi sono visto perché è il mio amico. Abbiamo 7 minuti. Potenza Foggia, dici, perché lo vedo a fare? Che c'è Pezzolino Capuano. Sì. Piace o non piace, Pezzolino Capuano. Primo tempo 1-0, Potenza, no? Un rigore non regalato, di più, cioè proprio intervento sulla palla, l'attaccante a 2 metri, rigore, Caturano ha fatto il gol. Secondo tempo, Pezzolino, ha fatto i ricagni, un altro Foggia, 1-1, anzi poteva pure vincere. È quello che dice il mister. Purtroppo quella trasferta è stata contrassegnata da un brutto incidente stradale dove al ritorno, credo, un paio di tifosi del Foggia, purtroppo perso la vita, sì. Allora, ieri sera ho visto il Roma City a tratti dominare a San Benedetto. Noi in testa possiamo restarci, dice Nino, e a dicembre la società e il nostro grande sponsor possono renderci, Campitelli, ancora più forti. Il realismo di cui parlate, spesso io lo faccio, non deve toglierci la consapevolezza della nostra forza. Sono d'accordo, Nino, è giusto. Non si punta a perdere forza
nel dire di restare con i piedi per terra. Si cerca solamente di invitare questa squadra a mantenere la dovuta concentrazione, a non pensare di essere imbattibile, tutti ingredienti che potrebbero minare proprio il rendimento di questo Teramo. Però Nino sta con noi, perché sta chiedendo i giocatori. Lui dice a dicembre, se stiamo lì, però in realtà ragazzi, io non so, nessuno sa se il Teramo a dicembre starà lì, ma è chiaro che se il Teramo a dicembre starà lì, ci serve qualcosa. No, serve qualcosa, qualcosa arriverà, sicuramente. Non ci sono dubbi su questo. Ancora un paio di messaggi, poi andiamo al giro conclusivo, Christian. Ringrazio ovviamente. Allora, il Bonolis è meraviglioso, ma perché non riattivano il tabellone luminoso? Sai perché non lo riattivano, Carlo? Perché era riattivatissimo ieri. Io ci ho preso il tempo durante tutta la partita, quindi... Sì, sì. Non capisco. L'unico difetto è che quando parte il recupero, perché si ferma? Ferma a 45. Si ferma a 45, io sono mamma a te, cioè, capito? Il 5 di recupero li devi seguire in diretta. Ma ha ragione pure la persona seria qua. Allora, io vorrei poter dire... Così, credo che sia proprio... Ci abbiamo 4 minuti. Vorrei poter dire una cosa ai tifosi del Teramo che resteranno ovviamente in attesa di sapere se andare, perché sarà possibile o meno, a Chieti domenica. Secondo me prima di mercoledì non lo sapremo. Mercoledì lo sapremo. Se dovesse essere positivo, è bellissimo andare tutti a Chieti a seguire una partita che sarà sicuramente bellissima. Qualora non fosse possibile, bisogna attivarsi per fare in modo che quella partita i tifosi del Teramo riescano comunque a seguirla, se in diretta televisiva, se in diretta streaming, avrà poca importanza, però privare i tifosi del Teramo di poter godere quelle 2 ore di calcio con i biancorossi impegnati in una partita importantissima contro la prima della classe, sul campo della prima della classe domenica, sarebbe veramente un grande peccato che questa città, soprattutto in questo momento di ritrovato entusiasmo calcistico, davvero facciamoci non una mano, meriterebbe all'amico di Antonio. Io il presidente di Antonio queste cose la diretta. Lui se può dare una spinta. Le ho preventivamente chieste stamane, ma credo che lo abbia fatto anche il suo direttore, nel senso che nessuno vorrebbe penalizzare i tifosi del Teramo. È chiaro che poi tutto questo passa per un'acquisizione di diritti, devi pagare la partita, devi fare la richiesta alla Lega, devi avere l'ok, cioè non è decidiamo di farla e la facciamo. Ma mi sta venendo anche l'idea. Ma anche così Valder si rovina anche le 2 partite che la società si riserva. Se io mi devo riservare la partita col Chieti nel ritorno o la partita con la San Benedettese, non viene né il pubblico di San Benedetto né il pubblico di Chieti. Quindi... E non è detto che non vengano. Valter, possiamo raccogliere questa idea mia? Veloce. Un minuto ci abbiamo. Un minuto. Se dovesse succedere che non si può andare, no? Tanto tu ci stai di mezzo sempre tu, perché tu sei... Dai. Tranne i Mazzini. Dai, dillo. Potremmo fare una bella diretta a Piazza Martiri. Con tutti i bei cori, le cose. A un certo punto ci sta il coro. Maxi schermo. E Maxi schermo in piazza là. Questi, i tifosi come ieri, fanno quel coro bello e alla fine del coro 0-1. Sarebbe bellissimo. Ogni coro 0-2. Come il Fosso Ombrone. C'è il coro, c'è il coro. Tutto d'intratto, non ci sta. Tutti d'intratto il coro. Bellissimo. Marco, grazie. Bello. Marco, grazie per aver... Per De Antonis, quanti spettatori paganti c'erano ieri? Dai, così chiudi tu. Ma spettatori paganti, adesso non so di preciso, però erano 2500 totali, considera i 4,24 di Ancona e i 5,74 abbonati, e quindi tutti gli altri, più i 100 del Delfico, saranno stati 1.800, insomma, più o meno quelle paganti. Cifre lì. Paganti? Sì. 2.500 presenti? Sì, sì, quindi è una gran bella risposta. Era l'obiettivo che mi ero posto comunque, ambizioso, però me l'ero posto così. Grazie Tonino Valbruni, grazie Alfredo Napolitani, ad Alfredo non saresti l'unico, lo ha fatto già Paolo Antoni sfilando nudo
per lo scudetto del Napoli, ma lui non sfilerebbe nudo. Io sì, nudo. Ah, nudo. Come mi ha fatto mia mamma? Ah, come ha fatto la mamma? Senza capelli. Però dico, i capelli sopra, no, i capelli sopra non ce li ho. Il rifaresti quello che ha fatto Pieranzoni per lo scudetto del senza Napoli. Senza pillola blu. Quindi. Super gol, si riproporrà, spero. Senza tossire più. Speriamo, se no troviamo una valletta. Lunedì, ma saremo in onda di Valbruni. Prossimo, per l'ottavo appuntamento. Grazie, linea ai colleghi di Lunedì d'Eccellenza a Giulio Nova.